favoreggiamento a Maurizio Digati e tentata estorsione a Marco Campione, condannati anche in appello Domenico e Salvatore Sciortino di Favara. Il servizio. Domenico Sciortino, 55 anni, di Favara, e il figlio Salvatore Sciortino, 32 anni, avrebbero prima protetto e custodito a Favara Maurizio Digati e poi sono stati inchiodati dallo stesso Digati. Il pentito di Racalmuto, da boss e da latitante, almeno fino al 2003 sarebbe stato nascosto anche dagli Sciortino. Maurizio Digati ricorda che prima delle feste di Natale del 2002 si è trasferito nella casa in campagna di Totò Sciortino a Favara, in contrada Perciata, e gli Sciortino si sarebbero impegnati anche per il latitante Gerlandino Messina, e Maurizio Digati ha dettato a verbale. Gli Sciortino si sono messi vicino a Gerlandino Messina e Salvatore Sciortino cammina per Gerlandino Messina, cioè fa incendi per lui. Tutto il 2006 Gerlandino Messina se lo è passato a Favara perché le forze dell'ordine lo pressavano troppo a Siculiana e Porto Empedocle. Poi le indagini. La squadra mobile di Agrigento il 17 novembre del 2009 ha perquisito a Favara un immobile di Antonio Russello e dentro, dove si sarebbe nascosto Gerlandino Messina, è stato scoperto un sacchetto di confetti del matrimonio del 26 settembre 2009 di Alessandro Sciortino, figlio di Domenico e fratello di Salvatore. Poi ad Agrigento l'imprenditore Marco Campione è stato aggiudicatario dei lavori per la costruzione del dissalatore e delle opere di riempimento a mare a Porto Empedocle. Nel giugno del 2006 al suo ufficio in via Imera ad Agrigento si è presentata una persona come signor Sciortino, come rappresentante di quelli di Porto Empedocle, e ha invitato Campione a mettersi a posto, tra virgolette. Marco Campione ha risposto no e poi ancora no ad ogni altro contatto con Sciortino e con quelli di Porto Empedocle. Poi Campione si è incamminato da via Imera a piazza Vittorio Emanuele in questura alla squadra mobile e ha raccontato quanto accaduto. Il 13 giugno 2012 gli Sciortino sono stati arrestati dalla squadra mobile agrigentina. Il 22 marzo 2013 il Tribunale di Palermo, a conclusione del giudizio abbreviato, ha condannato Domenico Sciortino a 8 anni e 8 mesi di reclusione per associazione mafiosa e tentata estorsione aggravata a danno di Campione. E 2 anni e 6 mesi sono stati inflitti al figlio Salvatore Sciortino per favoreggiamento aggravato da mafia. Adesso la Corte d'Appello ha confermato le condanne.